Castel Sigismondo era il castello più importante della famiglia Malatesta, dalla fine del XIII secolo agli inizi del XIV secolo. L'aspetto attuale è dovuto principalmente per volere di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Negli anni il complesso è stato oggetto di tante modifiche. Imponente e celebrativo, soddisfava l'esigenza difensiva, manifestava potere e supremazia. Volto verso la città, era preceduto da un doppio rivellino con ponti levatoi a due passaggi, uno carraio e uno pedonale. L'edificio si sviluppa in tre corpi. Il primo è la rocca di mezzo e il nucleo centrale, a pianta irregolare, realizzato da un giro di bastioni a scarpa, rafforzati agli angoli da quattro torri quadrangolari. La corte a mare, costruita ex novo da Sigismondo, davanti al fronte principale della rocca, era un'ulteriore cinta esterna, anch'essa dotata di mura a scarpa e da bastioni, necessaria per la difesa verso la città. La corte del soccorso, originariamente era una vera e propria piazza d'armi, è un ampio cortile a forma trapezoidale irregolare, precedente alle modifiche volute da Sigismondo. Su un fianco di essa si imposta un'ala residenziale, il palazzo di Isotta, dal nome dell'amante, che poi divenne la terza moglie di Sigismondo. Il palazzo era diviso in tre piani, di cui uno seminterrato rappresenta il tipico palatium da castello medievale. Sigismondo volle affiancarsi per queste modifiche con architetti e progettisti illustri, quali Cristoforo Foschi, Matteo Nuti e il grandissimo Filippo Brunelleschi. Tra gli edifici medievali nel centro storico troviamo l'antichissimo canevone di Santa Maria della Misericordia di Venezia, così come denominato in un'epigrafe sulla facciata, rarissimo esempio di edificio civile del Medioevo, rimasto in buone condizioni fino ad oggi. Il suo nome deriva da Canava, cioè la bottega dove si vende il vino al minuto, pane ed altri commestibili, ma la sua funzione era anche come magazzino per grano o sale, anche se venne concepito come magazzino solo nel XV secolo. Sulla facciata del canevone, accanto alla data 1683, compare lo stemma della famiglia Moro, una tra le più celebri casate nobili veneziane. L'edificio conserva ancora le grate originali alle finestre, oltre alla fossa granaria, il portone d'ingresso con la sua originalissima ferramenta di chiusura e le travature in legno di larice tipicamente veneziano. Palazzo Gambalunga sorgeva nella via centrale tra le case dell'antica nobiltà riminese, costruito fra il 1610 e il 1614 per volere del riminese Alessandro Gambalunga. Elegante e ornamentale di ispirazione classica, il grande portale d'ingresso si affaccia su una corte, al cui centro fu posto un pozzo settecentesco in pietra d'Istria nel 1928. Nell'atrio e nel cortile si conservano alcuni marmi che la città ha dedicato ai riminesi illustri. Originariamente al pian terreno c'erano le officine, le rimesse, i magazzini e le stalle. All'ultimo piano invece si trovavano i granai, le abitazioni dei servi, del fattore e una piccola legatoria. Al piano nobile oggi ospita la biblioteca della città. Piano nobile, che oggi ospita la biblioteca della città, era a quel tempo dimora di Alessandro e della moglie Raffaella Diotallevi. Gli arredi erano sontuosi e pregiati, arazzi, broccati, dipinti, luogo di incontro tra eruditi e letterati, di cui Alessandro fu generoso mecenate.
Vi era nel borgo Sant'Andrea, almeno dalla metà del 1800, un fossato lavatoio alimentato da una sorgente nei vicini Padulli. Demolito negli anni 60, venne ricostruito in parte grazie ad una delibera della giunta comunale che approvava il progetto di recupero di parte del vecchio lavatoio. Costituiva uno dei due lavatoi pubblici di Rimini, artificiale come quello più antico di San Domenico vicino all'ospedale. Nel 1901 il Consiglio Comunale approvò il progetto tecnico per la sua copertura.